Nella scorsa puntata, nelle scorse puntate di questo ciclo di video, abbiamo visto come non sia un problema il riciclo del materiale delle fonti rinnovabili, in particolare mi sono concentrato sul fotovoltaico, e invece come lo sia quello che è il residuo dovuto alla combustione del carbone e alla raffinazione del petrolio. Il carbone in particolare ci lascia in eredità ogni anno nuovi 350 milioni di tonnellate di ceneri, decisamente tossiche, decisamente pericolose, difficilmente trattabili. E anche la raffineria, al termine del suo ciclo appunto di raffinazione, ci lascia in eredità molto materiale, ugualmente contenente metalli pesanti, altri materiali dannosi per la salute. E la cosa che non avevo, diciamo, sottolineato, e quindi la dico adesso, è che proprio sul fatto che questi materiali non vengono correttamente smaltiti, inertizzati, neutralizzati e in generale gli inquinamenti generati dalla filiera fossile, ecco, proprio questo è il vantaggio che la rende economicamente ancora sostenibile. E a dirlo non sono io, ma banalmente l'International Monetary Fund, il Fondo Monetario Internazionale. Inutile che vi ricordi che è un istituto mondiale formato da 190 paesi, quindi non sono i grillini a parlare, non sono gli ambientalisti, ma è questo istituto appunto formato dalla collaborazione tra 190 stati e che si occupa naturalmente di politica monetaria finanziaria. Ecco, questo istituto da molti anni pubblica i sussidi alle fonti fossili, perché come ho denunciato molte volte, la stampa si concentra, i mass media si concentrano sui sussidi alle fonti rinnovabili. Chissà perché, quasi sempre omette quella che è il vero enorme sussidio che viene dato alle fonti fossili per la cifra assolutamente astronomica di 7.000 miliardi di dollari all'anno. 7.000 miliardi di dollari. Il 7% del PIL mondiale sono 19 miliardi di dollari al giorno. 19 miliardi di dollari al giorno. Io di questa cosa ho iniziato a informarvi dal 2016. Troverete il mio primo post in merito proprio il 1º gennaio, il 2 gennaio del 2016. E allora erano 5.000 miliardi. Quindi la prima brutta notizia è che questi sussidi non solo non stanno calando, ma stanno addirittura aumentando, come si vede plasticamente da questo grafico appunto del Fondo Monetario Internazionale. Questo è la madre di tutti i problemi, cioè gli stati che non fanno pagare a chi inquina quanto servirebbe per neutralizzare gli effetti dell'inquinamento. Perché di questi 7.000 miliardi, la stragrande maggioranza sono appunto mancati pagamenti delle esternalità. E c'è scritto appunto nelle righe seguenti a quella che ho sottolineato. Quindi questo è l'aspetto principale. Non solo paghiamo cara l'energia, ma lasciamo che pochi soggetti guadagnino cifre enormi per poi sobbarcarci i costi del disinquinamento che dobbiamo effettuare, le bonifiche e i vari danni che sono conseguenti all'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Detto questo, che ripeto è la madre di tutti i problemi, passiamo a un'altra preoccupazione degli ambientalisti, il consumo di suolo. Ambientalisti detto in senso positivo, attenzione, sono un ambientalista anch'io, e cioè il consumo di suolo. Anche in questo caso, da anni, per rallentare la crescita delle fonti rinnovabili e consentire la continua vendita di carbone, petrolio e gas, perché ricordiamocelo che la situazione è ancora questa, attenzione, ricordiamoci che la situazione è ancora questa.
L'82% dell'energia globale è ancora fossile, 32% petrolio, 26,6% carbone, 23,5% gas. Quindi ricordiamoci che noi stiamo spendendo l'ira di Dio ancora per comprare fossile e l'Italia, guarda caso, rientra proprio in questa statistica. L'Italia all'80% dipende dalle fonti fossili. Bene, detto questo, veniamo al consumo di suolo. Veniamo al consumo di suolo. Allora, io già praticamente l'ultimo giorno che sedetti in Senato a Roma, l'ultimo giorno diciamo a Roma, feci questo video con i numeri esatti del consumo di suolo, con i dati che avevo a disposizione allora. Adesso ve li ridico aggiornatissimi, perché recentissimamente l'Istituto Nazionale per la Protezione Ambientale, che è la sommatoria di ISPRA, di ARPA, quindi dei vari enti che sono addetti alla protezione ambientale, ha pubblicato il suo rapporto. Poi vi faccio vedere esattamente i pezzi da cui io ho estrapolato questi dati. Allora, l'Italia ha 30 milioni di ettari di superficie. Il 7%, esattamente 7,14%, è cementificato. E in particolare gli edifici, infrastrutture, trasporti, parcheggi, discariche, aree estrattive, serre, e vedete esattamente le cifre, quindi con le centinaia di migliaia di ettari, 630.000 ettari per gli edifici, 860.000 ettari per le infrastrutture e trasporti, parcheggi, discariche, aree estrattive, serre, 610.000 ettari. E questo innanzitutto mi dà modo di ricordarvi ancora una volta che quando sentite un politico, a maggior ragione se è un legislatore, quindi colui che scrive le leggi, le modifica, le cancella, le fa di nuovo, ma anche quando sentite uno al bar o uno in piazza che parla, ecco, sarebbe sempre bene che dicesse da dove ha preso i numeri o se sta parlando a sentimento, perché qui non stiamo parlando di fede. La fede, per definizione, è un qualcosa che non ha una spiegazione scientifica razionale. È una fede, appunto, e lì ci mancherebbe, ognuno giustissimamente ha la piena libertà di credo religioso. Ma quando sentite parlare di cose che hanno un fondamento scientifico e che sono state archiviate, c'è cioè un archivio pubblico con i dati pubblici, ecco, lì non si può andare a spanne, lì non si può andare a sentimento. Secondo me, credo che, mi sembra che, qui ci sono dei numeri ufficiali con dei catasti precisi, aggiornati, almeno insomma, mediamente aggiornati, da cui si deve pescare appunto per avere i dati precisi. Allora, i dati precisi sono appunto quelli che vi ho detto, con 11 milioni di ettari di foreste che sono il 36% e le aree agricole che sono il 56%, 16 milioni e 700 mila ettari. Attenzione, qui parte una Bisogna fare per forza una grossa postilla molto triste sulle aree agricole, perché tecnicamente si chiamano superfici agricole e si distinguono in SAU, superfici agricole utilizzate, e SANU, superfici agricole non utilizzate. Sempre agricole, ma non utilizzate. Ora, negli ultimi 20 anni, qual è stato uno dei grandi drammi italiani? Che 5 milioni di ettari sono diventati da agricoli utilizzati ad agricoli non utilizzati. 5 milioni di ettari, una cifra che dovrebbe far rabbrividire tutti. È un sesto dell'Italia. Un sesto dell'Italia che era terreno agricolo utilizzato è diventato non utilizzato. E questo certamente non per colpa né del fotovoltaico né di altre energie rinnovabili. E lo dico nei numeri, lo dico nei numeri perché ha dato recentissimo il suolo già occupato dal fotovoltaico non sono 5 milioni di ettari, sono 17.830 ettari. Attenzione, suolo occupato, non cementificato. E voi direte, ma che differenza c'è?
una differenza enorme, sostanziale. Il suolo cementificato è cementificato, non assolve più ai suoi compiti idrogeologici, con un danno sempre calcolato di ISPRA che va dai 10 ai 30 mila euro per ettaro. Questo è sempre un calcolo di ISPRA, i mancati servizi ambientali di una superficie che prima era terreno. E poi viene cementificata, ecco, il danno economico sono, a seconda della posizione, di vari fattori, dai 10 ai 30 mila euro per ettaro. Il fotovoltaico non cementifica, il fotovoltaico non cementifica, non cementifica, è un costo inutile, elevato e controproducente. Inutile perché non c'è assolutamente bisogno di una soletta di cemento per montare i pannelli a terra. Antieconomico, perché appunto è un costo, e controproducente, perché la soletta di cemento creerebbe l'effetto isola di calore, cioè si scalderebbe banalmente con i raggi solari e andrebbe a riscaldare l'elettronica, il pannello, che funzionerebbe decisamente peggio, quindi produrrebbe decisamente di meno. Quindi proprio non si fa assolutamente. E a riprova di questo, adesso ve lo faccio vedere, ISPRA ha classificato come reversibile l'utilizzo del terreno per impianti fotovoltaici a terra. ISPRA, non il Movimento 5 Stelle, non gli ambientalisti estremisti, ma ISPRA lo ha classificato come reversibile perché è la verità. Nel momento in cui l'impianto dovesse andare a fine vita, andrà a fine vita e non dovesse essere, diciamo così, rifatto, si tolgono i pannelli che erano stati montati su dei semplici paletti di appoggio e così come c'è erba, come c'è stata erba sotto per tutto il tempo dell'impianto, così come si è sempre stato terreno sotto, assolutamente il terreno viene restituito e in quei 20 anni, 30 anni in cui è stato utilizzato, è continuato a essere terreno erboso con la sua sfalciatura, ma mantenuto, gestito bene, perché l'impianto deve essere gestito bene e non si vuole che le erbacce, diciamo così, crescano e vadano a finire sopra l'impianto. E quindi ecco che è una cosa completamente diversa. Stiamo parlando comunque di 17.000 ettari a fronte di 5 milioni di ettari persi per tutt'altri problemi che in buona sostanza sono la non sufficiente redditività di fare agricoltura. Questa è purtroppo la pura e cruda verità. Se si abbandona un terreno agricolo, non lo si fa più produrre, è perché o si prendono sussidi nel non produrlo, nel non produrre, è anche quello un discorso, oppure perché appunto è troppo dispendioso e faticoso coltivare e quindi si abbandona il terreno. Uno può dire, ok, ma quanto terreno servirà ancora? Ne serviranno ancora 30-40 mila ettari, a seconda un attimino di quanti tetti riusciremo a utilizzare per appunto impiantare pannelli fotovoltaici. Quindi sempre cifre minime. Al momento di già occupato è lo 0,06%. Ripeto, a fronte di un 7,14% di cementificato, e questo 0,06% non è cementificato. Ce ne servirà un altro 0,1-0,2% a seconda appunto di quanto bravi saremo a occupare i tetti. Quindi cifre assolutamente minimali, ma, e qui viene il bello, inferiori rispetto all'utilizzo di suolo che occupano le fossili, perché le fonti fossili non è che magicamente piovono dal cielo e basta una cisterna per raccoglierle. Adesso andremo nel dettaglio e vedremo che le fonti fossili hanno un consumo di suolo persino superiore, perché ripeto, pozzi, raffinerie, gasdotti, oleodotti, miniere, tutto quello che ci vuole. Occupa e come se ne occupa di suolo? Allora, una cosa alla volta. Andiamo a vedere quello che vi ho detto, che non me lo sono inventato. Questo, vabbè, è un articolo di una nota agenzia di stampa
che parla appunto dell'ultimo rapporto ambientale, il rapporto 2022, e ci fa vedere come purtroppo siamo addirittura in peggioramento, stiamo addirittura peggiorando. E come vedete dai due grafici sotto, quello di destra ci dice che appunto siamo a 7,14% di territorio impermeabilizzato, quindi con una percentuale che continua a crescere, e addirittura sulla parte sinistra, è ripresa anche ad aumentare la velocità del consumo del suolo. Quindi purtroppo stiamo addirittura peggiorando. Ora vi faccio vedere i dati ufficiali, perché ripeto, quando un politico parla, ma anche una persona normale, sarebbe bene che facesse vedere i documenti pubblici. È inutile che vi ripeta che questo è un report fatto da un ente pubblico. Non è un report fatto da un partito politico, da un'associazione ambientalista, da altri soggetti che per carità hanno la massima dignità. Ma questo è l'ente pubblico, l'Istituto Nazionale di Protezione Ambientale. Adesso vi faccio vedere anche la copertina, così state tranquilli, ma ovviamente tutto quanto su internet è reperibile. Ecco, vedete il consumo, il punto 12, consumo di suolo reversibile. Il punto 11 è consumo di suolo permanente. E quindi appunto abbiamo edifici, fabbricati, strade, ferrovie, aeroporti, porti. Piazzali, parcheggi, campi sportivi, serre, discariche. Il punto 12 è il consumo di suolo reversibile. E come vi avevo detto, eccolo qui: impianti fotovoltaici a terra, consumo di suolo reversibile, perché non è una cementificazione. È il fatto che si mettono dei palettini sottili, si piantano sul terreno e poi sopra si mette il pannello, ma sotto continua a esserci il terreno e l'erba. Il terreno e l'erba. Quindi addirittura suolo che viene gestito e mantenuto. E giusto per tranquillizzarvi ancora maggiormente, vi faccio vedere che questo appunto è il rapporto, eccolo qua, del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, rapporto 2023. Vabbè, questa è la sintesi, chiunque può andarsi a vedere anche tutto l'esteso, ma comunque questo sempre i dati ufficiali sono. Ora, detto questo, come sempre, e come vi ho anticipato, bisogna andare a fare il confronto con l'attuale produzione, l'attuale sistema energetico. Perché si fa presto a dire no al pannello fotovoltaico, no alla pala eolica, ma questo significa mantenere la tecnologia che al momento ci fornisce quell'80% di energia prodotta attualmente da carbone, petrolio, gas. Quindi attenzione, attenzione. Andiamo a vedere quanto suolo occupano pozzi, miniere, oleodotti, metanodotti, raffinerie, tutto il comprensorio delle fossili. Qui vi avevo fatto vedere ancora nel 2021 come uno studio di un'associazione ambientalista, ma poi vi faccio vedere anche il dato pubblico. Dicesse, attenzione, le rinnovabili occupano addirittura meno suolo. Fare il cambio avremo un vantaggio addirittura di consumo di suolo. In particolare, il rapporto è questo. Il rapporto è questo. Cos'è successo? Cos'è sta roba? Non capisco. Allora andiamo a vedere qui. Ecco, il rapporto è questo e ci dice appunto che per fare tutta l'energia di cui avremo bisogno un domani per sostituire l'attuale modello fossile, ci servirà lo 0,3% del territorio mondiale, che è meno di quanto occupa l'attuale sistema fossile. Ok, uno può dire, va bene, questi sono i dati di un'associazione ambientalista, quindi chissà come ha fatto a calcolarli, chissà quanto sono validi. In particolare, queste sono le proiezioni, i calcoli fatti da questa associazione ambientalista. Come vedete, si riassume benissimo in questo grafico molto semplice, e la barra nera, grigio scuro, nera, è il consumo di suolo della filiera petrolio e gas, la barra grigia è carbone,
Quindi con i dati 2018, quindi diciamo tra virgolette il presente, perché insomma i dati 2018 sostanzialmente sono validi ancora oggi. Mentre giustamente i dati vento, eolico e solare sono giustamente quelli 2050, cioè quando avremo fatto il cambio. Quindi attualmente il grosso dell'energia è fatto dalle fossili, vediamo quanto terreno ci servirà per fare la transizione energetica. Come vedete, l'impatto di consumo di suolo è minore, cioè ci servirà meno suolo per fare la transizione energetica, ci servirà meno suolo. Questa è una notizia che ugualmente dovrebbe essere riportata su tutti i giornali, le radio, le TV ogni giorno, ma ovviamente, figuriamoci, si parla sempre, quando si parla di rinnovabili, si parla sempre di consumo di suolo. Come se le fossili piovessero dal cielo e non avessimo bisogno assolutamente di nulla. Ora, ripeto, uno dice: questo è uno studio di un'associazione ambientalista. Bene, andiamo a vedere cosa dice un ente governativo americano, un ente governativo statunitense. Stati Uniti non credo che possano essere indicati come lo stato più ambientalista di questo mondo. Non credo. Comunque, anche loro hanno fatto il loro bel ente sulle rinnovabili, quindi questo effettivamente è il National Renewable Energy Laboratory, eccolo qui, NREL, ente appunto governativo statunitense, ecco che viene indicato qui sotto, ve lo zoom un po'. The National Renewable Energy Laboratory is a national laboratory of the US Department of Energy, bla 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 bla. Quindi insomma, un ente governativo statunitense, un ente pubblico governativo statunitense. Quindi non è un'associazione di ambientalisti. È un po' come potrebbe essere il nostro RSE, il nostro GSE, ENEA, CNR, vari enti pubblici. Ma ripeto, Stati Uniti, non stiamo parlando di Norvegia, Danimarca, Olanda, che sono stati già, secondo me, più orientati alla transizione energetica. Ecco, andiamo a vedere esattamente cosa calcolano loro. Cosa calcolano loro? Eccola qui, cosa dicono. Eccolo qui. Allora, la notizia, mi traduco io. Anche voi, questo istituto appunto statunitense dice che per raggiungere il fabbisogno di energia agli obiettivi 2035 ci sarà bisogno di metà dell'area attualmente occupata da petrolio e gas. Metà dell'area occupata da petrolio e gas. Ora, questi sono obiettivi 2035, io effettivamente non ho verificato, vi chiedo scusa se sono già obiettivi omnicomprensivi, però sono già decisamente molto sfidanti, quindi anche se fosse metà, anche se non fossero, diciamo, completi, si capisce qual è l'ordine di grandezza, tanto e più che aggiunge sempre questo ente. Che lo scenario sempre di previsione è che serviranno 250.000 turbine eoliche quando gli Stati Uniti attualmente hanno 1,5 milioni di pozzi di petrolio e di gas. Quindi quello che dicevo prima, petrolio e gas non cadono dal cielo, non sorgono spontaneamente così senza bisogno di nulla. Ecco che qui abbiamo già una cifra estremamente significativa. Solo gli Stati Uniti hanno 1,5 milioni tra pozzi di petrolio e gas. E quindi arrivo a ribadire quello che già avevo iniziato a dire. Ogni qualvolta si dice di no a un progetto fotovoltaico, eolico, geotermico, mini idrico, che ovviamente, visto che serve lo 0,2-0,3% della superficie, ovviamente si devono scegliere luoghi acconci,
Ma ogni volta che si dice di no, attenzione che significa dire di sì al permanere di questa roba che state vedendo scorrere a sinistra, che non sono immagini create dall'intelligenza artificiale o dei fake. Queste sono immagini, queste sono fotografie vere. Sono così, un giusto piccolo campionario di ciò che abbiamo nel globo. Ripeto, solo Stati Uniti, 1,5 milioni tra pozzi di petrolio e gas. Che sono questi il problema? Io continuo a ripetere, il Movimento 5 Stelle continua a ripetere che le rinnovabili sono la soluzione, non il problema. I mass media, negli scorsi 10 anni, fino alla crisi energetica dell'anno scorso, giravano la frittata e continuavano a ripetere che le rinnovabili erano un problema. Poi c'è stata la crisi energetica 2022, con prezzi alle stelle, e a quel punto lì non hanno più potuto arrampicarsi sugli specchi, perché la loro era una vera e propria arrampicata sugli specchi, ma con la potenza mediatica che hanno, loro sono in grado e sono stati talmente in grado di fare il lavaggio il lavaggio del cervello, che ancora oggi, parlando con tantissimi ambientalisti in buona fede, questi sono preoccupati dei pannelli, delle batterie. Questi sono materiali, sono prodotti che si riciclano, che si riciclano. Già nella scorsa puntata, a cui quindi vi rimando, vi ho dato il dato preciso, sempre dai dati CNR del professor Almaroli, che per fare un impianto fotovoltaico da 1 MW ci vogliono 200 tonnellate di materiale, che però a fine vita si ricicla, 200 tonnellate che però a fine vita si ricicla. Mentre per fare la stessa quantità di energia ci vogliono 14.000 tonnellate di carbone, quindi 70 volte di più, che non si ricicla, diventa cenere di carbone ricca di una serie di materiali tossici molto difficili da riciclare e che non vengono attenzionati quanto dovrebbero. Oltre a queste foto che ognuno può reperire tranquillamente e che chiaramente danno un minimo idea delle cose di cui attualmente il pianeta è, tra virgolette, ricco, se così si può dire, tutte queste impianti che attualmente ci danno l'80% dell'energia, mi permetto di farvi vedere anche qualche. Anzi, un video, uno di numero, questi simpatici oggettini che vedete e che sono pesanti 2, 3, 4.000 tonnellate, 2, 3, 4.000 tonnellate, quel disco che vedete sono 10, 15, 20 metri di diametro, solo il disco che vedete sono 10, 15, 20 metri di diametro. Poi vabbè, tutta l'apparecchiatura, pensate le aree che va a toccare un mostro di questo tipo. Ecco, queste sono le cose su cui noi ci supportiamo. Ora, attenzione, non voglio fare l'ipocrita, questo non serve solo per il carbone, questo serve per il rame, per il ferro, questo è un escavatore di miniera. E quindi può essere usato in qualsivoglia miniera. Ora, di carbone, io alcuni dati ve li ho forniti. Abbiamo 350 milioni di tonnellate all'anno di ceneri di carbone, per cui insomma è un dato che dovrebbe essere più o meno il dato di quanto carbone viene escavato all'anno. Confesso che non ho il rapporto tra carbone, diciamo così, prima di essere bruciato e poi cenere, non so se è un rapporto di uno a uno, ma insomma presumo che magari per fare 350 milioni di tonnellate di ceneri, magari ci vorranno 400, 450, 500 milioni di tonnellate di carbone appunto fossile. Però ripeto, non voglio fare l'ipocrita, qui si estrae anche rame, ferro, la bauxite per l'alluminio, un po' tutto. Ma ripeto, la differenza fondamentale
è che il sistema delle rinnovabili è un sistema altamente riciclabile, su cui certo dovremo stare ancora più attenti. Vi ho segnalato come per esempio i rifiuti elettrici ed elettronici sono un qualche cosa di a livello di volumetrie molto maggiore dei pannelli fotovoltaici, estremamente maggiore. Computer, frigoriferi, smartphone, forni, lavatrici, tutti gli elettrodomestici sono volumetricamente e a livello di massa, proprio di peso, molto più importanti. Quindi certamente si dovrà riciclare e si deve essere attenti a riciclare al massimo. Ma così si farà per il fotovoltaico e per le batterie, perché sono materiali preziosi. Sono materiali appunto che ricicleremo, sono materiali che ricicleremo. Quindi vi lascio con queste immagini dell'attuale sistema su cui ci basiamo e invece la soluzione della filiera delle rinnovabili, che invece è una filiera a minor impatto ambientale in tutti i sensi, anche perché appunto prevede il riciclo a fine vita di materiali e impianti su cui appunto arriveremo nel corso appunto di questa transizione energetica. Bene, io vi ringrazio. Naturalmente vi ricordo che trovate tutti i video precedenti nei miei canali social e nel mio blog, e troverete naturalmente anche quelli futuri. E naturalmente, se vi sembrano video interessanti, vi chiedo di condividerli all'interno della vostra cerchia di contatti. Quindi grazie e alla prossima.